Benvenuti a tutti, noi siamo sicuri che voi tutti sappiate cosa sono le piastrine, sono dei piccoli corpuscoli che si trovano nel sangue e che servono per la coagulazione. Forse però non sapete chi ha scoperto le piastrine. I miei colleghi ed io ve lo racconteremo in sei piccoli video. Non solo scoprirete chi è stato, ma anche dove ha lavorato. È un viaggio che ci porta indietro nel tempo a Torino. A fine 800, negli ultimi 30 anni del 1800. Claudia, tu che cosa ci racconterai? Io vi racconterò la storia di Borgo San Salvario e la nascita della città della scienza, in quanto lo sviluppo di questo quartiere di Torino nell'Ottocento è strettamente legato alla nascita del polo universitario scientifico tuttora esistente. A te la parola, Fabio. Io vi porterò a scoprire gli interni dell'Istituto di Patologia Generale. Sapete, si respira ancora un po' l'aria di fine Ottocento ed alcuni angoli sono rimasti così come erano, uguali ad allora. Erika. Con me invece farete un piccolo viaggio che vi porterà a conoscere come sono state scoperte le piastrine, ma non solo. Giuliana e Riccardo invece? Riccardo e io vi accompagneremo alla scoperta del materiale didattico sul quale hanno studiato gli studenti di medicina alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. In particolare, faremo un viaggio virtuale che si concentrerà sull'attualità dei disegni preparati alla fine dell'Ottocento, tracciando un paragone con quelle che sono le immagini ottenute adesso con le più attuali tecniche di microscopia. Elisa? Io invece vi parlerò e vi spiegherò come funziona il cromocitometro, un piccolo strumento inventato a Torino alla fine dell'Ottocento per l'analisi del sangue e che utilizzava piccolissimi volumi di sangue, quindi molto simile a strumenti che usiamo anche oggi. A Stefania, a te la parola. Io vi racconterò la vita di chi ha scoperto le piastrine. Noi tutti siamo ricercatori e docenti del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, lavoriamo nella sede storica di Corso Raffaello 30, la sede storica dell'Istituto di Patologia Generale. Cogliamo l'occasione per ringraziare sentitamente la dottoressa Mara Fausone, conservatore responsabile dell'Archivio Tecnologico e Scientifico dell'Università di Torino, l'ASTUT. Alla prossima edizione della Notte dei Ricercatori speriamo veramente di potervi vedere di persona nel nostro istituto. E allora, buon viaggio a tutti!